Estate Leporanese 2020 è la grande serata dei Terraross, una serata tanto desiderata. Stanno per andare in scena, diciamo scena perché la loro non è solo musica, è anche rappresentazione, e già la piazza è abbastanza piena. E allora, intanto, Sindaco, parliamo di questa bella esperienza, di questa sera che stiamo appunto per vivere. I Terraross sono dei suonatori e menestrelli della bassa Murgia. La sonorità della pizzica, della tarantella, della tamuriata, il loro folk, beh, certamente ci dà energia. Sindaco, parliamo di questa serata. L'amministrazione in queste serate dell'estate leporanese ha voluto trattare, come abbiamo visto nell'ultima rappresentazione teatrale, nell'ultima commedia, argomenti più seri. Si parlava dei rifiuti, no, interrati del Grande Salento. Ora, come dire, quello che è il folk popolare. Sì, è l'evento più atteso dell'estate leporanese 2020, pochi eventi ma eventi di qualità. Pochi ma buoni eventi di qualità, quindi questa sera vogliamo far divertire il nostro pubblico con un gruppo di musica popolare che, come sai, è molto affermato, ma non solo in Puglia, ma ha fatto un po' concerti in tutto il mondo. Quindi si tratta di un gruppo che di musica popolare sono le nostre tradizioni, le tradizioni del sud, che è piacevole ascoltare. Purtroppo questa sera dobbiamo rispettare quella che è l'ordinanza del Ministero della Salute. Quante unità consentite? Sono consentite 700 unità, ma praticamente stiamo vedendo un grosso afflusso, ci siamo quasi. Sì, ma ci siamo, ho chiesto poco fa il numero delle presenze, siamo vicini ai 700. Il sold out. Siamo a quasi, credo che nell'arco di 10-15 minuti saremo al sold out, quindi questo mi fa molto piacere. Ripeto, non è stato semplice organizzare questi eventi. Perché da questa mattina lei e il suo entourage state lavorando sodo. Sì, abbiamo lavorato sodo, come tu dici, quindi siamo contenti, il pubblico c'è, stiamo rispettando le normative anti-Covid, c'è il distanziamento, tutti indossano la mascherina. L'unica cosa che ci dispiace è il fatto che stasera non si può ballare. Sarà per l'anno prossimo, auguriamocelo. Per l'anno prossimo noi ci auguriamo di poter riospitare i Terraross quando questa emergenza sanitaria sarà finita e poter consentire alla gente di divertirsi ancora di più di quello che non potrà fare stasera. Allora, Dominique, il frontman, ma intanto mi viene una domanda, mi sorge spontanea una domanda, ma Terraross perché? È facilissima questa domanda. Terrarossa? Sì, Terraross, è rossa perché intanto è in dialetto, sì. Il nome. No, semplicemente perché da noi la terra è veramente rossa, è carica di ferro ed è una terra che ti dà tanto se la curi, ma se la trascuri non ti dà proprio niente. E quindi è un invito a curare le cose belle. E poi questo nome viene da una poesia scritta dal maestro De Santo, che era proprio un inno alla propria terra rossa. Parliamo della vostra storia, quando siete nati? Siamo nati 13 anni fa, 14 anni fa siamo nati giocando per gioco a Roma. Eravamo col maestro Giuseppe De Santo, stavamo suonando un po' di tarantelle e così, e poi abbiamo deciso: ma perché non facciamo un gruppo di musica popolare? E così per gioco è nata questa cosa. Thank you.
saltiamo momentaneamente il presidente del Consiglio Comunale Franco D'Avanzo, ci stiamo dedicando agli artisti. Franco magari è un terra rosso nell'animo, ma ne parleremo fra un po'. Sicuro. E allora il don... Posso dire una cosa però? Io questi signori qua, questi artisti qua, li conosco veramente da più di 10 anni. Li seguivo la prima volta con Giuseppe, ci siamo conosciuti circa 10 anni fa nella Masseria Colombo. Io quando è stato detto che venivano i Terra Rossa a Leporano, sono stato forse il primo cittadino leporanese ad essere contento di questa notizia. Io li seguirò sempre, fosse per me direi Terra Rossa tutti gli anni a Leporano. Terra Rossa forever! E allora Peppe, il maestro, cosa vuol dire oggi musica popolare? Musica popolare vuol dire un brand che tutte le persone, tutti, è una cosa nostra, cioè alla fine è una cosa popolare, appunto lo dice il nome stesso, popolare, quindi è una cosa che unisce, che fa star bene. Stiamo vedendo già l'impazienza del pubblico che applaude e che freme all'idea appunto dell'inizio, è una bellissima sensazione. E allora la donna dei Terra Ross, nome? Anna Rita. Le sensazioni questa sera, già si nota la passione del pubblico, state per riscaldarvi e surriscaldarvi. Sì, c'è tanta attesa e accontentiamoli per iniziare, è un gran bel ritorno a Leporano dopo diversi anni, siamo felici anche noi, non vediamo l'ora di iniziare. Ritorniamo dai nostri amministratori. Vuoi diventare anche tu amministratore? No, no. Non si sa mai. Se ti parli, penso che un po' di voti li prendi. Altri 10 anni di musica, poi vediamo. Poi vediamo.
E allora Silvia di Taranto, l'assessore Silvia di Taranto, questo genere di musica popolare per unire tutti, per abbracciarsi virtualmente, per dimenticare i problemi del quotidiano facendosi prendere dalla pizzica, dai tamburelli e quant'altro. Sono le nostre tradizioni, le nostre origini, quindi penso che da buoni pugliesi quali siamo non possiamo non farci trascinare da questi ritmi. Elena Galeone, cosa vuol dire i Terra Rossa a Leporano? Beh, i Terra Rossa è un gruppo veramente molto seguito, un gruppo tarantino e l'ultima serata la vogliamo chiudere in bellezza, si vede dalla piazza piena, e ci divertiremo. Stiamo ovviamente accorciando i tempi delle interviste perché veramente il popolo, gli spettatori reclamano. E allora eccoci con Serena Tardiota, consigliere comunale. Ci faremo prendere dal ritmo dei tamburelli, da questi ritmi incessanti che servono anche a scaricarci. Sì, stasera uno è solo il ritmo che riconduce il cuore, il battito del cuore alla terra e quindi sicuramente ci emozioneranno i Terra Rossa con lo spettacolo oltre che con la musica. Yeah.
siamo dovuti scendere dal palco perché lo spettacolo sta per iniziare o è quasi iniziato, la gente giustamente fremeva, era in attesa da parecchio e quindi siamo scesi, abbiamo recuperato Franco D'Avanzo, presidente del Consiglio Comunale di Leporano. E allora, presidente, un grande lavoro per far sì che le normative anti-Covid venissero rispettate alla lettera. Da stamattina un grande lavoro suo al fianco del primo cittadino, il dottor Vincenzo Damiano. Ne approfitto per salutare e ringraziare tutte le associazioni di volontariato, la protezione civile e tutte le forze dell'ordine che sono schierati stasera in questa piazza immacolata di Leporano. Tutti hanno permesso e stanno facendo rispettare le norme anti-Covid. Tutti hanno permesso che questo spettacolo stasera avesse questo risultato. C'è tanta gente, stiamo veramente rispettando le norme, il distanziamento c'è e grazie a tutti. Rifacciamo questo giro qua, ok? Dovete, dobbiamo fare mentalmente e così.